Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Scommesse illecite e corse di cavalli clandestine sull'Etna. In un video di TikTok, l'ultima gara davanti a centinaia di spettatori. Montepremi fino a 120.000 euro. Sullo sfondo, gli interessi del crimine organizzato. Smantellato fortino dello spaccio a Siracusa, sequestrati droga, armi e denaro. Due gli arresti, vano il tentativo di fuga di un pusher attraverso una botola. Colpo di scena al processo sul caso di Emanuele Sceri, il parà siracusano trovato morto quasi 24 anni fa in una caserma a Pisa. Dopo essersi riunita in camera di consiglio, la Corte ha rinviato la sentenza per sentire altri tre testi. La famiglia aspetta ancora la verità. Rifiuti come arredo urbano, come Catania, anche Palermo è soffocata da spazzatura e ingombranti abbandonati per strada e i roghi notturni continuano. Acqua al gasolio dei rubinetti di Messina, disagi per centinaia di famiglie. Si lavora per individuare la perdita, il sindaco emana un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua corrente per uso potabile, per lavarsi o cucinare. Salvate la sanità pubblica dal fallimento, anche a Catania la manifestazione dei sindacati e delle associazioni per denunciare la crisi che sta investendo il settore. Denunciate vistose carenze di organico, chiesto lo sblocco dei concorsi. Sarà l'estate più cara a tavola, prezzi degli alimentari alle stelle, latte, pane e pasta, i prodotti che hanno subito maggiori aumenti. Cresce il numero di persone che ricorrono alle mense per i poveri. Calcio Messina, cessione a rischio, ore cruciali per il passaggio di proprietà del club, l'intesa con l'imprenditore Fabrizio Mannino potrebbe saltare. Ben trovati. In un video di TikTok l'ultima corsa clandestina di cavalli sull'Etna davanti a centinaia di spettatori, un fenomeno attorno al quale ruotano scommesse illecite con montepremi fino a 120.000 euro e interessi di clan mafiosi. Natale Bruno. Tirano e come le competizioni equestri, belle a vedersi, cavalli che sfrecciano sollecitati dai fantini più o meno esperti, scommesse che fioccano con migliaia di euro in palio, decine di persone in sella agli scooter pronti a seguire da un osservatorio ravvicinato le prestazioni dell'animale. Perché il catanese dei quartieri, tra i vizi e le virtù dell'antico corso, annovera anche quello delle corse clandestine, oltre al gioco d'azzardo, alle bische, allo sfruttamento, alla prostituzione e via discorrendo. Storicamente i gruppi organizzati che fanno capo al crimine hanno una o più stalle in cui il puro sangue viene seguito passo dopo passo, allenato ogni mattina, ingrassato con il miglior foraggio, aiutato magari con qualche punturina e pronto alla competizione, destinato in caso di clamorose sconfitte alla griglia dei barbecue che alla Civita si chiamano fuculari. L'ultima gara rigorosamente clandestina nelle strade di montagna tra Nicolosi e il bivio stradale di Ragarna ha avuto luogo lunedì, un paio di giorni fa. A contendersi il premio finale due scuderie fai da te, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. In campo Lampo, cavallo che fa capo al primo gruppo, e Agente Segreto, che invece rappresenta il secondo. Tutti e due sono equini puro sangue e pluridecorati. Agente Segreto alle spalle delle competizioni nei più prestigiosi ippodromi della penisola, ha addirittura una partecipazione al Derby d'Italia. Alle 5.30 si parte lungo i tornanti che si inerpicano nelle strade dell'Etna, sono i fari dei motocicli e degli scooter a illuminare la strada quando ancora non è pieno giorno. I due cavalli procedono prima al trotto, poi al galoppo. Trascorrono poche centinaia di secondi, sono i clacson degli spettatori a spingere gli equini. Lampo ha la migliore posizione e alla fine ha la meglio su Agente Segreto, il grigio animale costretto alla resa finale. Esultano i fantini e gli scommettitori di Picanello, tengono alto l'onore del cavallo, un vero fenomeno, e intascano 120.000 euro. La vittoria vale più di un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in euro. Tornano a casa sconfitti i simpatizzanti del quartiere di San Cristoforo,
pronti a nuovi allenamenti su strada per il prossimo Puro Sangue che dovrà sfrecciare per le strade sterrate dell'Etna. Prima però bisognerà far calmare le acque, perché video postati su TikTok come questo amplificano lo strapotere di questo o di quell'altro gruppo, ma mettono in allarme le forze dell'ordine che la corsa la aspettavano per l'alba di domenica, senza sapere che invece all'ultimo momento era stata rinviata di 24 ore. Scoperta dai carabinieri di Siracusa una piazza di spaccio che aveva come base un covo blindato a due passi dalla stazione centrale. A insospettire i militari il continuo via vai di auto, due gli arrestati, sequestrati di droga, armi, denaro. Francesco Aloi. Una feritoia separava il pusher dal cliente, un giro di spaccio di droga scoperto dai carabinieri vicino alla stazione centrale di Siracusa. È stato uno strano andirivieni di auto in una traversa di Via Ermocrate ad insospettire i militari. In due sono finiti in carcere un uomo e una donna, altri due sono stati invece denunciati a piede libero. Uno di loro ha tentato la fuga da una botola dietro un armadio dell'abitazione e poi sui tetti, ma è stato bloccato. Aveva con sé uno zaino con 2 chili di droga. Quasi 3 chili di cocaina e crack, in parte già confezionati, ma anche hashish e marijuana. Tra quanto sequestrato ci sono anche più di 140.000 euro in contanti e 2 fucili calibro 12. Gli spacciatori erano bene organizzati, 9 telecamere ed una porta con vetri oscurati per poter distinguere i clienti dalle forze dell'ordine. Tutto questo però non è bastato. I carabinieri sono riusciti a penetrare, con loro anche i cani antidroga e i vigili del fuoco. Una lotta contro lo spaccio che non si ferma mai. Attorno alla droga gira molto denaro. Lo testimoniano anche le macchinette contasoldi trovate dai militari. Rapina questa mattina al banco BPM di via Serra di Falco a Palermo. Poco dopo l'apertura, 5 uomini sono entrati nell'istituto bancario e hanno preso in ostaggio la dirigente, alcuni dipendenti e i clienti. I rapinatori hanno svuotato le cassette di sicurezza e pare abbiano aperto anche il cavò. Per entrare, i banditi avrebbero forzato un cancello che porta ai box e all'autoclave condominiale. Hanno fatto un buco sul tetto e sono entrati nell'ufficio archivio, cogliendo tutti di sorpresa. Slitta la sentenza sul caso di Emanuele Sceri, il parasiracusano trovato morto quasi 24 anni fa nella caserma di Pisa, vittima di atti di nonnismo o deceduto per altra causa? Una verità che la famiglia attende da anni. Ieri, decisione a sorpresa della Corte, che dopo essersi riunita in Camera di Consiglio ha rinviato la sentenza per sentire altri 3 testi. Lorena Dolci. Era attesa nella serata di ieri, ma la sentenza del processo di primo grado per la morte di Emanuele Sceri slitta al 13 luglio per un'integrazione dell'istruttoria. Un ultimo tassello di un puzzle che evidentemente serve e serviva alla Corte per decidere. È il racconto di 3 donne, il tassello che i giudici della Corte d'Assise vogliono aggiungere alla ricostruzione dell'omicidio dell'allievo paracadutista della Folgore, trovato morto nella caserma di Pisa il 13 agosto del 99. Noi sentiremo queste 3 ragazze che nel 99 invece raccontano di essere stati con i 2 militari solo fino a mezzanotte. Quindi lui alle 2:30 di notte, per come ha dichiarato in dibattimento, poteva benissimo essere già in camerata e aver visto i 3 imputati. Emanuele Sceri è di Siracusa, ha 26 anni e una laurea in giurisprudenza quando viene chiamato sotto le armi. Secondo l'accusa, Alessandro Panella e Luigi Zabbara, 2 ex caporali della Folgore, avrebbero costretto il giovane appena arrivato a spogliarsi e salire sulla torretta, facendolo poi precipitare e morire. I 2 avrebbero poi nascosto il corpo sotto un tavolo, dove fu ritrovato 3 giorni dopo. Per loro il PM ha chiesto 24 e 21 anni. I 2 erano finiti sotto inchiesta nel 2018, dopo che la commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che Emanuele, Lele Sceri non si era suicidato. Una verità che la famiglia aspetta ormai da tanti anni. È la voglia di chi ha subito un dramma, ma è rimasta appesa a questo dramma perché non si ha la conoscenza della verità. Sicuramente è stato ammazzato e vogliono conoscere il nome e cognome di colui che condusse questo efferato omicidio.
Come Catania, anche Palermo deve fronteggiare l'emergenza rifiuti. Diverse zone della città sono invase da immondizia e ingombranti, soprattutto nel centro storico. E intanto si moltiplicano i roghi. Marco Gullà. Ci risiamo a Palermo, in diverse zone della città è ancora emergenza rifiuti. Dalla periferia al centro storico, immondizia e ingombranti fanno ormai parte strutturale delle strade. Guardate queste immagini, siamo proprio nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal quartiere di Ballarò, meta anche di molti turisti. I marciapiedi sono impercorribili per via degli ingombranti. Non si riesce a, come dire, sconfiggere questa piaga dell'abbandono dell'ingombrante con una certa facilità. Chiaramente il cittadino, quella parte di cittadini che si ostina a non avere il senso civico, ha tutte le responsabilità, perché negli ultimi anni sono venute fuori diverse isole ecologiche dove è possibile portare il tuo televisore, il tuo armadio o il tuo divano senza pagare nulla. Quindi se ci sono anche molti ingombranti per strada è una cattiva abitudine da parte di chi non ha il senso civico e il rispetto della città. Ci spostiamo in un'altra parte della città, siamo in via Sant'Erasmo e questa strada si interseca con la zona mare. Questa arteria la prossima settimana, in occasione dei concerti di Vasco Rossi a Palermo, sarà percorsa da migliaia di persone che vorranno recarsi allo stadio Barbera. Oggi la situazione è questa: a Piazza Calza è stata addirittura invece allestita una tendopoli con divani e altri ingombranti dove extracomunitari e senza tetto vivono stabilmente. Intanto i vigili del fuoco sono stati impegnati anche la scorsa notte per spegnere gli incendi dei rifiuti accatastati al cono in alcune strade del capoluogo siciliano. La spazzatura è stata bruciata nelle zone dell'Arenella, Borgo Nuovo e allo Zen. 24 ore prima gli incendi sono stati appiccati nei quartieri di Falsomiele e Bonagia, in via Miraglio Rizzo e in viale Regione Siciliana. Gasolio nell'acqua che sgorga dai rubinetti delle case in pieno centro a Messina e caccia alla perdita, ma intanto è stata emanata un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua corrente per uso potabile, per lavarsi o cucinare. Francesco Triolo. Centinaia di famiglie senza acqua potabile, decine di palazzi sotto osservazione. A Messina è emergenza in pieno centro, un allarme scattato un paio di giorni fa quasi precauzionalmente, ma che oggi è ancora attivo. Tutto è nato dalla segnalazione di uno strano odore nell'acqua che usciva fuori dai rubinetti delle case nel perimetro tra via Tommaso Cannizzaro, la via Santa Cecilia e il viale Italia, che ha fatto scattare subito i controlli da parte dell'AMAM. Così le prime analisi nella tubazione hanno portato alla conferma: c'è presenza di idrocarburi nell'acqua. Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto un'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per uso potabile nella zona, a due passi da Università e Tribunale, dove insistono un paio di scuole, dove ci sono diverse attività di ristorazione. Nel frattempo sono partiti i controlli nelle cisterne delle abitazioni, in quelle di due distributori di carburante, a cui oggi è stata notificata un'altra ordinanza, quella che prevede il controllo dei livelli dei serbatoi interrati. Intanto nella zona sono state attivate due autobotti per rifornire cittadini. Qualcuno ha lamentato fastidi anche nell'utilizzo dell'acqua per lavare solo le mani ed i disagi non sembra termineranno presto, tanto che oggi è stato istituito anche un tavolo in prefettura. Abbiamo istituito questo tavolo proprio per cercare, visto che il tempo comunque si è allungato, perché ancora siamo alla ricerca purtroppo di questa fonte di inquinamento che abbiamo scoperto, insomma, che si tratta appunto di gasolio, e quindi abbiamo attivato questo tavolo in collaborazione quindi con la prefettura, protezione civile e tutti gli altri diciamo, per avere un supporto, e quindi abbiamo ristretto l'area e stiamo chiedendo a tutti gli amministratori, quindi tutti i proprietari, quindi di immobili in quell'area più circoscritta, di se hanno eventualmente dei serbatoi o hanno delle anomalie. Le aree circoscritte quindi sono due: una è quella più ampia, di almeno 25 isolati parecchio abitati, dove non si può utilizzare l'acqua; l'altra più ristretta, in cui si stanno concentrando le ricerche del punto di inquinamento. Scatterà presto anche l'analisi del tipo di idrocarburi, se da gasolio per riscaldamento o da distributore di benzina. Nel primo caso dovranno essere controllate eventualmente tutte le caldaie ed i serbatoi di tutti i palazzi della zona. Un'operazione lunga e non agevole. Questa mattina manifestazione in diverse città di sindacati e associazioni per denunciare la crisi che investe ormai da tempo la sanità pubblica. A Catania, flash mob in piazza Università. Simona Mazzone.
La sanità pubblica è sull'orlo del fallimento. Il grido d'allarme univoco arriva dall'intersindacale Uniti per la Sanità, che raccoglie diverse sigle in rappresentanza della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Per denunciare la crisi che sta investendo ormai da tempo il settore nel nostro paese, in decine di città italiane, contestualmente, sindacati e associazioni in difesa di pazienti e cittadini hanno manifestato per chiedere al governo nazionale l'avvio dei concorsi, assunzioni di medici e dirigenti sanitari, il rinnovo del contratto collettivo del lavoro e maggiori risorse. A Catania un flash mob in piazza Università. Chiediamo al governo regionale in particolar modo di utilizzare tutte le somme che praticamente sono state individuate nel corso degli anni per la regione Sicilia. Chiediamo anche una maggiore osservanza per quanto riguarda il PNRR. Ma soprattutto in Sicilia chiediamo che si sblocchino i concorsi. Carenze che emergono in tutto il paese, ma anche in questo settore si evidenzia un'Italia a due velocità. In Sicilia si conta un operatore della sanità ogni 125 cittadini, mentre in Lombardia o Emilia-Romagna uno ogni 90, con una differenza del 20-30%. Abbiamo subito un definanziamento importante, parliamo di 15 miliardi fino ad arrivare anche a 30 miliardi di lire, di euro, che ha portato a un depauperamento dell'organico negli ospedali. Col governo Meloni è in atto la trattativa per il rinnovo del CNL, ma i sindacati restano cauti. Abbiamo dei colloqui col governo, il governo ci ha dato garanzie di apertura, di dialogo, di disponibilità. Speriamo che alle promesse, alle parole facciano seguito i fatti, facciano seguito i provvedimenti. Anche con il governo regionale è aperto un tavolo di confronto per valutare le proposte presentate all'ARS dalla Commissione Sanità. Come assemblea regionale abbiamo lavorato già per preparare un disegno di legge, però noi speriamo di poter fare una legge voto per invitare il Parlamento a superare ormai una limitazione che di fatto nega la possibilità di avere il diritto alla salute nelle nostre comunità. Mentre le condizioni di lavoro negli ospedali pubblici sono insostenibili, a pagarne le spese sono i cittadini, costretti a lunghe attese anche di oltre un anno per un esame sanitario. Prezzi degli alimenti alle stelle, cresce il numero delle persone che chiedono aiuti per mangiare. Secondo Coldiretti, in Italia oltre 3 milioni e 100 mila persone hanno fatto ricorso alle mense per i poveri o alle donazioni. I prezzi aumentano, gli stipendi no, commentano i catanesi tra i banchi del mercato di Piazza Carlo Alberto. Eva Spampinato. Un giro tra le vetrine a cielo aperto del mercato di Catania. Un occhio alla freschezza dei prodotti e l'altro ai cartellini dei prezzi, che aumentano di giorno in giorno. Con l'inflazione alimentare più alta degli ultimi 40 anni, salgono a oltre 3 milioni i poveri in Italia che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense dei poveri o ai pacchi alimentari, stima Coldiretti, e il 64% si trova al sud. L'unica cosa che non aumenta sono gli stipendi. I prezzi alimentari sono cresciuti del 30% rispetto al 2021. Stai facendo una statistica breve, quanto spendo in più da 6 mesi a questa parte, gestendo la mia famiglia, che è una famiglia di 6 persone. Spendo il 40% in più. Il pane è aumentato, la pasta su per giù, latte non ne compro, i formaggi sono aumentati tantissimo, anche quelli locali, il pecorino, arriva a costare quanto il parmigiano. Secondo l'ultima analisi periodica di altro consumo, effettuata grazie ai dati IRI aggiornati ad aprile 2023, per comprare pasta, farina, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, zucchero, caffè in polvere, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, zucchine e banane, si spende il 9% in più rispetto a un anno fa e il 30% in più rispetto a 2 anni fa. Latte prima era vendiamo 1 euro, ora 1,40 euro, 40 centesimi aumentato. È passata, prima vendiamo 1 euro, ora 1,30 euro. Prima quando? 3-4 mesi fa. Il costo delle lattine, che ora siamo proprio un lungo, infatti la gente a volte anche la posa. Il pane è intorno dai 3 euro, gira ai 4 euro al chilo. Giustamente i costi sono sempre alti perché ci sono le spese delle bollette della luce, c'è il metano, c'è l'acqua, c'è varie cose. Abbiamo aperto qua con 2,50 euro a chilo, ora siamo arrivati a 4 euro a chilo.
L'Italia, sottolinea Coldiretti analizzando i dati Fed dello studio Poveri, il lato nascosto dell'Italia, si prepara a vivere l'estate a tavola più cara da decenni, con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 630.000, ai quali vanno aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni, oltre ad una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni. Facciamo una breve pausa, tra pochissimo le ultime sulle trattative per la cessione del Messina. State con noi. Eccoci nuovo insieme con il calcio, ore cruciali per il futuro del Messina, l'intesa per la cessione del club all'imprenditore Fabrizio Mannino, interessato a rilevare la società, rischia di saltare. Torino De Manna. Sono ore decisive a Messina sul fronte calcistico. La trattativa per la cessione della società giallorossa vive da giorni di accelerate stalli, di incontri e valutazioni sui bilanci. Le prossime ore sono cruciali dopo che martedì sembrava già essere stato raggiunto l'accordo con la stesura, addirittura, di una bozza preliminare di cessione del club. Un'intesa che deve essere formalizzata davanti ad un notaio, ma dopo due giorni ancora non si è passati alle vie di fatto. Il presidente della CR Messina, Pietro Sciotto, ha ribadito la richiesta di garanzie precise all'imprenditore Fabrizio Mannino per iscrivere la squadra, passaggio che ormai, visti i tempi strettissimi per la cessione, spetta alla vecchia proprietà. È proprio su queste garanzie, o meglio, sulle modalità per presentarle, si è arenata nuovamente la trattativa. Mannino, secondo gli accordi, dovrebbe anticipare le somme che servono al patron Sciotto per saldare i giocatori e procedere all'iscrizione. Una scadenza prevista per venerdì e che deve essere predisposta necessariamente nelle prossime ore. Ma Sciotto, su questo passaggio, è stato chiaro: in assenza di queste garanzie economiche non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Serie C. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un altro incontro, da quello dipenderà il destino del Messina Calcio. Usciamo per un attimo dalla Sicilia, i più giovani non lo sanno, ma una volta gli americani davano lezioni al mondo intero su come fare giornalismo, il quarto potere, il cane da guardia del governo, Walter Cronkite, il più creduto d'America dal TG della CBS, tutti gli uomini del presidente con il Washington Post che costringe Nixon a dimettersi, David Letterman, campione di ascolti con le sue pungenti interviste a chiunque. Quando i giornalisti americani venivano in trasferta in Italia si prendevano gioco di noi televisivi italiani, lottizzati, tutt'uni con i partiti. E oggi Fox TV ha definito Biden, il presidente, giusto ieri, un aspirante dittatore, il presidente degli Stati Uniti, e il magistrato che indaga su Trump un terrorista. Quella Fox che ha pagato quasi 800 milioni per non subire il processo per diffamazione chiesto dalla società che contava i voti alle presidenziali del 2020, accusata dalla stessa Fox di avere taroccato i risultati per fare perdere Trump. E ancora Chris Cuomo della CNN, l'altra TV, questa notoriamente vicina ai democratici, è stato licenziato per scandali sessuali e tre dei suoi colleghi costretti a dimettersi per essersi inventati un finanziamento russo da 10 miliardi a Trump attraverso un fondo di investimento inesistente. Certo, tutto questo probabilmente nulla di fronte alle balle spaziali di certi fake news sui social. E poi tutti possiamo sbagliare, di sicuro però lezioni di imparzialità i colleghi americani hanno smesso di darcene da un po'. C'è voluto The Donald per fargli dare una calmata. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.